Siena nella morsa del caldo, il picco delle temperature atteso per martedì. Sit Transitoire, l'opera di Jean-Paul Philippe, rischia di lasciare le crete senesi. Accademia Chigiana, la grande musica, torna protagonista in Piazza del Campo con Daniele Gatti e Uto Ughi. Ospedale Le Scotte, musica classica per i pazienti di ematologia durante le terapie. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG 91. Apriamo con la cronaca. Incidente sul lavoro questo pomeriggio in Viale Toscana ad Arbia, nel comune di Asciano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, un 35enne operaio edile sarebbe caduto dal tetto di un capannone industriale in ristrutturazione per cause in corso di accertamento. L'uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato dai sanitari all'ospedale Santa Maria alle Scotte, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Siena, l'ambulanza della pubblica assistenza di Siena, i vigili del fuoco e il personale PISL, prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Cambiamo argomento. L'ondata di caldo torrido ha investito Siena e provincia da una settimana ormai, ma il picco delle temperature è atteso per domani. Le previsioni di Meteo Siena 24 nel servizio di Cristian Lamorte. Caronte traghetta Siena nell'inferno del caldo. L'anticiclone africano sta sferzando il centro storico e anche la provincia con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi nelle ore più calde del giorno. Ma il viaggio lungo il fiume Caronte non è ancora terminato e il picco di caldo è atteso per la giornata di martedì. Siamo in piena ondata di caldo che ormai è iniziata circa 7 giorni fa. Il massimo delle temperature sarà atteso per la giornata di martedì, quando probabilmente riusciremo a toccare i 38 gradi diffusamente sul nostro territorio. C'è da dire che rispetto a quanto i modelli matematici ci presentano da alcuni giorni, le temperature in realtà sono leggermente più basse. Questo probabilmente è dovuto alle tante piogge che abbiamo avuto negli ultimi 2 mesi, quindi abbiamo una vegetazione molto più rigogliosa e verde anche rispetto allo scorso anno, e questo, diciamo, favorisce delle temperature al suolo leggermente più basse. Inoltre c'è anche una ventilazione occidentale che nel pomeriggio tende, diciamo, un po' a stemperare il tutto e a far calare un po' di più le temperature. Se le temperature daranno un po' di tregua al termine della settimana, per chi soffre il caldo non ci sono buone notizie per l'inizio di quella successiva. Questa settimana, dopo il picco di caldo della giornata di martedì, avremo un graduale calo delle temperature fino verso il fine settimana, quando i valori tenderanno a riportarsi intorno alle medie o poco al di sopra. Questo vuol dire avere delle massime intorno ai 32-33 gradi, quindi valori, diciamo, più accettabili. Probabilmente l'inizio della prossima settimana vedrà un nuovo picco caldo, ma molto più breve, anche se probabilmente toccheremo nuovamente 36-38 gradi. Dopodiché, per fine mese, probabilmente le temperature tenderanno a tornare intorno alla media e potremmo anche avere qualche breve fase stabile, quindi non escludiamo che per fine mese potremo tornare a vedere qualche temporale. E allora come fare per sopravvivere a questo grande caldo? Consigli e raccomandazioni per resistere ad una settimana di temperature record. Mangiare, bere, alcuni consigli per proteggersi in questi giorni così caldi. Simona Sassetti. Può chiamarsi Cerbero, Caronte, Afa o caldo record. Per molti senesi l'attività più consueta in questi giorni è lamentarsi del caldo, ricordando le terminate ferie o aspettando intrepidi di fare un tuffo in vacanza. Lamentarsi però non basta, serve proteggersi. Proteggersi non significa neanche unirsi all'acquisto pazzo di piscine rimovibili dal giardino che su Amazon hanno superato ogni tipo di record. Come non significa tenere acceso H24 il condizionatore, scelta poco sostenibile. Proteggersi dal caldo significa invece seguire le linee guida che ogni anno vengono rispolverate nel periodo estivo, ma che adesso più che mai sono importanti per la salute dei cittadini. La cosa fondamentale da fare è di avere un'adeguata idratazione, cioè avere un apporto idrico che si aggira da 1,5 litri a 2 litri dell'arco delle 24 ore. Cosa importante, bere preferibilmente acqua, utilizzare anche, se uno non è diabetico, succhi di frutta in abbondanza, e anche verdure, che anch'essi sono alimenti che contengono molta acqua. L'altra cosa importante è da
evitare, ovvero l'uso di prodotti contenenti vari sali minerali, perché questi sono prodotti che, se non utilizzati sotto il controllo del medico, possono portare a gravi danni. Cercare di mantenersi il più possibile in ambiente fresco, ventilato, quindi a una non diretta esposizione della luce solare, sotto la luce solare. È ovvio che purtroppo a volte gli anziani sono anche soli e quindi sono costretti ad uscire sia per andare a fare la spesa sia anche per altre commissioni. E questo diciamo deve essere fatto quando purtroppo non c'è nessuno che lo può fare, e preferibilmente è da farsi nelle prime ore della mattina, ovvero nelle ore quindi più fresche, e al tempo stesso sempre con vestiti preferibilmente di un colore bianco chiaro, che diciamo assorbono meno i raggi solari, e al tempo stesso con l'utilizzo di i cappelli copricapo per ridurre al massimo l'esposizione anche del capo, o quindi del cuoio capelluto, all'esposizione a raggi solari. E adesso cambiamo argomento, ci spostiamo nelle crete senesi, in particolare al SIT Transitoire, perché l'opera di Jean-Paul Philippe rischia di lasciare per sempre le crete senesi. Alla base una querelle tra il comune di Asciano e l'associazione SIT Transitoire. Filippo Meiattini. La crisi dei 30 anni logora il rapporto tra amministrazione comunale di Asciano e sito transitorio. La celebre opera dell'artista francese Jean-Paul Philippe rischia di abbandonare la sua collocazione naturale nello scenario incantato di Leonina. Dal 1993 la scultura è incastonata nelle crete senesi e negli anni è diventata un punto di riferimento sia per gli abitanti della zona che per i turisti che visitano la provincia di Siena. Dopo il concerto tributo Ennio Morricone, però, l'armonia si è rotta e l'associazione che gestisce l'immagine del sito transitorio ha deciso di vestire le opere a lutto. Il perché è spiegato in un post sui social in cui si legge: dall'amministrazione comunale negli ultimi anni abbiamo purtroppo constatato una mancanza di considerazione e una totale indifferenza ai rischi che corre la scultura, e nel post vengono poi elencati una serie di iniziative in fase di progettazione o già realizzate nei pressi dell'opera, come un progetto per triplicare in grandezza il luogo di raccolta e compostaggio dell'umido, posto ad appena 200 metri in linea d'aria della scultura. Sempre l'associazione ha poi dichiarato di aver chiesto inutilmente al comune di Asciano di creare una cartellonistica adeguata per indicare i comportamenti pericolosi e di creare un parcheggio per le auto in modo che non salissero fino all'area della scultura danneggiandola, ma niente è mai stato fatto. A questo si aggiunge la mancata collaborazione tra sito transitorio e comune per il trentennale dell'opera, tant'è che l'associazione fa sapere di aver annullato il concerto gratuito previsto per sabato 22 luglio perché è venuta meno la fiducia nell'amministrazione. E a tal proposito il sindaco di Asciano, Fabrizio Nucci, ha commentato ai nostri microfoni la vicenda. Filippo Meiattini. Abbiamo visto che sono stati, diciamo, così messi a lutto, se sì. E questo fa male, veramente male, mi ha fatto veramente male, e francamente ora diventa tutto molto più difficile e tutto molto più complicato poter portare avanti un ragionamento di collaborazione. Queste le parole del sindaco di Asciano Fabrizio Nucci in merito alla decisione dell'associazione Sito Transitorio di mettere a lutto le opere di Jean-Paul Philippe. Il primo cittadino, nel rispondere al post social, ha specificato che quella zona non è di proprietà dell'amministrazione comunale e, appartenendo ad un privato, gli interventi che può eseguire sono molto limitati. Avessimo una proprietà del sito, non sicuramente, ma perlomeno del terreno, ci consentirebbe di avere un'area più decorosa, in quanto si potrebbe mandare anche i nostri operai a fare le manutenzioni necessarie e ogni tanto a ripulire, cosa che non è possibile fare in quanto il terreno non è di nostra proprietà, il sito, come sapete, è di Jean-Paul Philippe, e quindi in un certo punto siamo con le mani legate. Poi c'è da dire che io non ho la disponibilità di poter fotografare, nemmeno far riprendere il sito, e questo la dice lunga su quello che si vuole portare avanti. Il rapporto tra le due parti è più teso che mai. La dichiarazione di voler portare via l'opera dalle crete senesi per il sindaco Nucci non rappresenta una novità. La minaccia di portare via l'opera è una costante. Dobbiamo capire se vogliono portare via il sito veramente, molto probabilmente avranno
chi gli ha promesso qualcosa di meglio e di più, diciamo così, forse anche più oneroso. Gli sforzi che possiamo fare li faccio tutti, siamo anche disponibili a mettersi un tavolino e dire: avete comprato il terreno? Sì. Facciamo una convenzione col comune per poter io fare manutenzione? Sì, va bene. Non avete comprato il terreno? Possiamo comprarlo noi in modo che io possa fare la manutenzione adeguata sul sito? Queste sono le domande che io farò. Sul tavolo c'è anche la permanenza della bottega dell'artista Jean-Paul Philippe ad Asciano. Se vogliono continuare a tenere la bottega di Jean-Paul Philippe aperta qui sul capoluogo, se vogliono continuare, è chiaro che bisogna in qualche modo ci mettiamo a un tavolo, perché il 31 dicembre scade appunto la possibilità di avere qui ad Asciano un laboratorio, una bottega di Jean-Paul Philippe, che tramite i finanziamenti che vanno per la cultura in qualche modo gli viene dato il contributo per poter fare la loro attività qui sul territorio ascianese. Cambiamo argomento, la grande musica torna protagonista in Piazza del Campo con Daniele Gatti e Uto Ughi. Mercoledì 19 e sabato 22 luglio, due grandi concerti in Piazza del Campo, realizzati dall'Accademia Chigiana in coproduzione con il Comune di Siena. Simona Sassetti. La musica classica torna protagonista in Piazza del Campo a Siena mercoledì 19 luglio e sabato 22 luglio, nella cornice unica di una delle piazze più conosciute e più belle d'Italia. Andranno in scena nell'ambito del Chigiana International Festival e Summer Academy due appuntamenti musicali coprodotti dall'Accademia Musicale Chigiana con il Comune di Siena. Mercoledì alle 21.30 sul palco allestito in Piazza del Campo si terrà per il terzo anno consecutivo il concerto per l'Italia. Il programma comprende due capolavori assoluti di Mozart e Tchaikovsky, mentre sabato ci sarà il maestro Ughi, due serate di grande musica che saranno possibili anche grazie ad un importante contributo economico del Comune di Siena. Concerto per l'Italia, che poi saranno due concerti, uno sarà il cosiddetto concerto per l'Italia il 19, l'altro il sabato 22, con diciamo che ha più che altro l'intento, diciamo, celebrativo del centenario della Chigiana. È un'offerta, diciamo, che viene fatta alla città, al territorio, a tutti, di eventi che sono inseriti nel festival estivo, diciamo, che ormai l'Accademia organizza diversi anni. Ripeto, un evento eccezionale, tanto più, ripeto, quest'anno, che vede una stagione del festival con oltre 100 concerti, quindi questi sono di fatto due iniziative certamente molto, come posso dire, visibili, insomma, che però ecco non sono le uniche, insomma ce ne sono anche tante altre. Del resto la Chigiana, diciamo, credo avesse fosse stato da parte nostra doveroso, diciamo così, celebrare in maniera adeguata i 100 anni. Sicuramente è un indotto soprattutto culturale, prima di tutto direi anche morale, perché questa, insomma, la Chigiana è un'istituzione senese di fondamentale importanza, quindi è qualcosa che fa parte della nostra identità. Ovviamente una stagione concertistica così, così intensa è un ottimo biglietto da visita, non soltanto per l'Accademia, ma appunto per la città di Siena. E questi due eventi, quindi il concerto per l'Italia di mercoledì, poi il concerto di Uto Ughi sabato prossimo, sono appunto gli eventi clou di questa stagione. Ospitarli nel Salotto Buono di Siena, quindi in Piazza del Campo, evidentemente crea poi, contribuisce a diffondere la nostra immagine migliore un po' ovunque, a cominciare dal pubblico che seguirà la diretta della Rai. Il prossimo 27 luglio Piazza del Campo si trasformerà in un set per le riprese del film dedicato alla rockstar senese Gianna Nannini. Sei nell'anima, diretto dalla regista fiorentina Cinzia TH Torrini e prodotto da Indiana Production. Simona Sassetti. Piazza del Campo torna set cinematografico per un giorno. Il 27 luglio infatti ospita una delle scene del film dedicato alla rockstar senese Gianna Nannini. Il lungometraggio, che porta il nome di una delle canzoni più famose dell'artista senese, è prodotto dall'Indiana Production, scritto da Donatella Diamanti, Cosimo Calamini, dalla stessa Gianna Nannini. Il film è un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna che ha lottato per i propri sogni. Per raccontare l'infanzia e l'adolescenza di Gianna Nannini, la troupe girerà alcune scene a Siena, nella provincia, dal lunedì 20
24 luglio a sabato 5 agosto. Giovedì in Piazza del Campo la scena riprende il passaggio di una moto davanti a Palazzo Comunale ed è già partita la caccia di comparse per le riprese. Forse non c'è bisogno di un film perché sia conosciuta Gianna Nannini e associata alla nostra città, visto che comunque c'è nata, in parte vissuta e ci ritorna volentieri, fra l'altro credo che sarà presente al palio di agosto, quindi anche questa è comunque un'occasione, anche un film di questo tipo può essere un'occasione per ricordare che Siena e tutto il suo territorio, anche non soltanto il centro storico, non soltanto la città murata, sono qualcosa che merita di essere conosciuto, possibilmente in maniera diretta da chi per ora lo vede soltanto in televisione piuttosto che al cinema. E adesso una bella iniziativa, grazie al flauto di Antonio Batelli, le terapie nel reparto di ematologia dell'ospedale Le Scotte di Siena saranno più lievi. Sarà la musica classica una volta a settimana ad allietare il day hospital dei pazienti. Cristian Lamorte. Musica per migliorare l'accoglienza e l'umanizzazione dei pazienti in ospedale, ridurre il carico emotivo durante la somministrazione delle terapie e aumentare il benessere. È questa l'esperienza inaugurata nel Day Hospital dell'ematologia dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Questo lo spirito di ematologia e musica, ciclo di incontri musicali di intrattenimento per i pazienti del Day Hospital, con il professor Antonio Batelli, flautista e docente di storia e filosofia in un istituto superiore di Siena, che su base volontaristica una volta a settimana nei mesi di luglio, agosto e settembre si recherà nel Day Hospital di ematologia per eseguire brani di musica classica. Pensato appunto alla condivisione di un repertorio, appunto quello classico, che in genere viene un po' trascurato, insomma, a vantaggio della musica più pop, più leggera o magari a vantaggio del jazz. Ma è un repertorio in cui io credo molto, è un repertorio che suscita emozioni profonde e che in un ambiente come l'ospedale secondo me può dare quel contributo di appunto così sollevamento dell'animo, insomma di aiuto psicologico che può creare un'atmosfera condivisa molto, molto positiva, molto serena. Così, grazie all'ascolto della musica, i pazienti che ricevono terapie ematologiche, che spesso possono durare anche alcune ore, possono vivere momenti di leggerezza, allietati da melodie classiche. L'iniziativa è partita in via sperimentale in ematologia, ma potrà essere estesa anche ad altri reparti. Quando mi è stata così illustrata la possibilità di avere questo musicista da noi, ho accolto con molto entusiasmo questa cosa, sia io che il mio personale infermieristico, i medici e ovviamente anche i pazienti a cui abbiamo un pochino chiesto se questa era una cosa che volevano fare. Ora iniziamo, io sono convinta che sia un altro tassello verso quella che è stata un po' sempre la nostra missione, quella di rendere il più possibile le nostre cure umane, umanizzate, e quello di andare di cercare, diciamo, di ottenere un benessere oltre la cura della malattia. Noi ci spostiamo in Valdelsa. Il sindacato della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa lancia un duro messaggio a David Bussagli, sindaco di Poggibonsi. Per la RSU della Fondazione, troppi problemi affliggono le residenze sanitarie e sociali della Valdelsa. L'RSU della Fondazione Territori Alta Valdelsa, azienda che gestisce il comparto del sociale nella comunità valdelsana, intende informare l'opinione pubblica ed i cittadini tutti che la situazione all'interno delle RSA e delle residenze sanitarie per disabili sta diventando a dir poco esplosiva ed ingestibile. È questo l'incipit del duro comunicato del sindacato della Fondazione Territori Alta Valdelsa. C'è la denuncia di difficoltà nella gestione dei rapporti con la dirigenza, mancanza di investimenti, problemi nelle assunzioni e carenza di personale, da quando necessariamente la Fondazione Territori Alta Valdelsa deve fare riferimento alla Società della Salute, presieduta da Davide Bussagli. Di fatto l'appello è rivolto al presidente della Società della Salute Bussagli, nonché presidente della provincia di Siena e sindaco del comune di Poggibonsi, il quale nei mesi passati ha sempre rifiutato di incontrare il sindacato. Il sociale pubblico in Valdelsa rischia seriamente di non avere un futuro, ha tuonato il sindacato. Nonostante questo duro appello della RSU, la Fondazione
Territori Alta Valdelsa, presieduta da Alessandro Donati, nonché sindaco di Colle Valdelsa, non commenta e tende a precisare che la via del dialogo sarà quella più gradita. Per il momento nessuna dichiarazione ufficiale, nemmeno da parte di Davide Bussagli. Da settembre fino a dicembre gli studenti delle scuole medie della Valdelsa parteciperanno a dei laboratori per l'orientamento grazie al progetto Pratica, premiato dalla Regione Toscana. I temi riguardano la scelta dei percorsi e il contrasto all'abbandono scolastico. Sentiamo. Sono 500 le studentesse e gli studenti delle scuole medie che parteciperanno da settembre ai nuovi percorsi di orientamento narrativo curati dall'Associazione Pratica, un progetto già premiato dalla Regione Toscana e che in 5 anni ha coinvolto circa 3.000 studenti con risultati positivi. Un'attività che prosegue e che è realizzata nell'ambito dei progetti educativi zonali e quindi in tutta la Valdelsa senese, ha detto Susanna Salvadori, assessora alle politiche educative del comune di Poggibonsi, capofila della conferenza zonale per l'istruzione. L'obiettivo è quello di lavorare con le scuole per prevenire e contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e di abbandono, un tema che affrontiamo con strumenti innovativi. Un lavoro continuo fatto con tutti i comuni della Valdelsa, ha proseguito Susanna Salvadori. L'orientamento narrativo utilizza le storie e le narrazioni come stimolo per attivare riflessioni e attività orientative. Questo metodo ha mostrato la propria capacità di produrre risultati in termini di incremento di autoefficacia, di motivazione di scelte e la definizione di traiettorie personali, formative e professionali. Da settembre a dicembre 2023, 20 classi delle varie scuole medie valdelsane saranno coinvolte nei laboratori di questo progetto. Periodo favorevole per il turismo nel borgo valdelsano di Casole d'Elsa. Oltre al numero alto di presenze turistiche nel territorio, arriva infatti anche il riconoscimento da parte dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia, che ha nominato proprio Casole d'Elsa come la capitale del proloco in Toscana. Simone De Mianturi. Prosegue il periodo positivo dal punto di vista turistico per Casole d'Elsa. Oltre agli ottimi numeri certificati dalle presenze nelle strutture ricettive, arriva anche un riconoscimento da parte dell'UMPLI, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia, che ha insignito Casole d'Elsa come capitale delle proloco in Toscana. Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento nel settore del turismo, ha affermato l'assessora al turismo Daniela Mariani, la quale ha ringraziato pubblicamente il lavoro svolto dalla proloco casolese, guidata dal presidente Giuliano Stoppo. Un riconoscimento che di certo ha apprezzato anche il sindaco del borgo Alto Valdelsano, Andrea Pieragnoli, visto che la sua giunta ha sempre puntato sul turismo, considerandolo come un elemento molto importante dell'economia locale. I numeri sono tornati quelli del pre-pandemia. L'amministrazione comunale ribadisce che continuerà a migliorare l'offerta turistica con tenacia e studio. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e subito dopo vi proporremo la sfilata di moda che ha visto protagonisti i fantini del Palio di Siena, un fantino da sogno, evento che si è svolto alcuni giorni fa in Fortezza. Veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.